Professor Lattanzio, 11 anni di race, 11 anni di successi. Come sta cambiando questa bellissima manifestazione? 11 anni significa che stiamo diventando quasi grandi e questo è un gran bene. Il successo della manifestazione, secondo me, è dovuto a quello che la Comen rappresenta e a quello che la Comen fa. La Comen rappresenta un supporto reale alle donne che incontrano questa malattia. Noi abbiamo come mission di parlare poco ma di operare molto. E quindi cosa succede in realtà con la Comen? Che c'è una fortissima volontà di sensibilizzare la donna. Tutti sappiamo che ormai le problematiche del cancro alla mammella sono abbastanza note. Questo lo dimostra il fatto che le donne accorrono in numero, ahimè, sproporzionato rispetto alle potenzialità delle strutture di fare quello che devono fare. Quindi significa che la sensibilizzazione è cambiata rispetto al passato. La Comen finanzia progetti di alimentazione sana, spiega, abbiamo avuto la fortuna di conoscere personaggi incredibili che hanno insegnato alle donne come cucinare gli alimenti, quello che devono mangiare e quello che non devono mangiare, e gli effetti secondari della chemio, vi garantisco, io per primo ho avuto diretta conoscenza di questo, sono liniti in maniera quasi sostanziale. La forza reale sono volontari che prestano la loro opera nel nome di qualcosa in cui credono veramente. E i volontari ce ne sono di tutti i generi, i ragazzi, le ragazze, le signore, i mariti delle signore, i parenti, ma anche, devo dire la verità, se vogliamo, anche i nostri sponsor sono dei volontari, perché grazie al loro contributo noi possiamo generare risorse unite a quelle della maratona, che poi sono messe quotidianamente, immediatamente a disposizione della donna. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma questa malattia fa ancora molta paura? Sì, fa molta paura perché quasi come, secondo il mio punto di vista, quasi come effetto secondario della consapevolezza. Però anche qui bisogna guardare l'altro lato della faccenda, della realtà. Qual è? Quello che la scienza ha messo a disposizione della donna per questo problema, una serie veramente infinita di possibilità di rendere questo un episodio limitato nel tempo che non abbia pressoché conseguenze. Pensate alla chirurgia ricostruttiva, che ha come scopo di rendere l'immagine corporea della donna praticamente quella che era prima. Però l'arma migliore rimane sempre la prevenzione. Sì, l'arma migliore rimane la prevenzione perché per due motivi. Uno, perché in definitiva, se noi riusciamo a far diagnosi del cancro mammella allo stadio iniziale, per noi oggi nella diagnostica moderna significa 5, 6, 10 millimetri, e questo è possibile con personale preparato, radiologi, senologi veri, tecnici di radiologia formati ad hoc, attrezzature idonee, oggi ce ne sono tantissime ad altissimo livello. Bene, se noi riusciamo a fare questa diagnosi precoce, noi effettivamente consegniamo alla donna il 90% di possibilità di chiudere questa storia in un lasso di tempo il più contenuto possibile. Questi sono tutti i principi fondamentali della Comen, che raggiunge il culmine con la race. La race è una manifestazione bellissima che sta riscuotendo sempre più successo. Quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, quest'anno noi ci stiamo impegnando veramente molto, anche perché quest'anno noi dobbiamo onorare uno sponsor speciale che abbiamo avuto, perché San Nicola ha deciso di darci la sua benedizione, quindi è una responsabilità in più. Ma sono 3 giorni di sport, salute e benessere. Quest'anno noi cerchiamo di offrire alle nostre donne, oltre quello che di consueto realizziamo, gli esami senologici per le donne che non abbiano possibilità economiche importanti, esami glicemia, esami che possono essere utili a loro, e poi rimane il capitolo donne in rosa, che sono invece destinatarie di ogni attenzione, quindi gli esami mammografici,
tutto quello che ormai la gente sa che noi facciamo quotidianamente. Le date della Race quest'anno saranno 26, 27 e 28 maggio. Non sarà solo Piazza Prefettura? Eh no, perché noi, sempre partendo da San Nicola, abbiamo delle altre opzioni, chiamiamole così, che caratterizzano proprio la Race di Bari. Non ci sono le stesse cose nel resto d'Italia. Quest'anno, e l'abbiamo già incominciato da qualche tempo, mentre i nostri atleti e non correranno da Piazza Prefettura lungo il percorso, ci sarà chi invece starà pregando che ci sia vento a sufficienza per gonfiare le vele, perché c'è la veleggiata che il Circo della Vela da ormai da anni ha deciso di affiancare alla nostra maratona. E poi ci saranno tutte quelle piccole manifestazioni che riempiono il villaggio di allegria, di gioia, perché non dimentichiamo che c'è il benessere che noi cerchiamo di trasfondere a chi viene a questo villaggio, motivo per il quale questo villaggio quest'anno deve essere ancora più affollato degli anni scorsi. È un invito chiaro e netto: venite tutti quanti alla Race. E allora, oltre alla prevenzione, motivo fondamentale di questa manifestazione, tantissimo divertimento, e noi per questo vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, e mi raccomando, tutti alla Race. Contro i tumori del seno, alla Race for the Cure, ne facciamo di tutti i colori. Dal 26 al 28 maggio a Bari c'è la Race for the Cure. Iscriviti, sarai more than pink anche tu.